Ehi gruppo, mi raccomando, tra 5 minuti noi partiamo con la lezione di oggi, ok? Sono tornato dalla Germania, dal nord dell'Europa e tra poco iniziamo la nuova lezione. L'argomento di oggi della nuova lezione lo decidete voi. Quindi tra 5 minuti scrivete qua tra i commenti, ma tu che stai facendo? Stiamo iniziando la lezione e vai a lavare le pentole in bagno. Va bene, ragazzi, scrivete qui sotto, vediamo chi c'è online. C'è Emanuele Petrucci, Rocco e ciao Emanuele. Forzatissimo. Se siete in clinica, venite ora in SOS Lounge, venite alla sala università. Mi raccomando, ci sono io e c'è anche la Inga oggi, quindi se avete qualche argomento in particolare di cui vorreste che io vi rispondessi qua nel gruppo, che faccio un approfondimento monotematico su un argomento che magari vi è poco chiaro, oppure qualche dubbio che avete avuto durante le cure, magari che non era così ovvio, al quale magari se facciamo un approfondimento potrebbe chiarire le idee, diciamo, a più persone. Se qualcuno sta guardando e sta qua in clinica, tra 5 minuti tutti qua in aula perché stiamo iniziando la lezione. Un saluto a Antonio, a Marco Cavalli, un saluto a Vasile che ci guarda. Vasile, ma perché ci stai guardando, Vasile? Guarda, ci saluta Emanuele Petrucci. Questa facciamola vedere. Allora, vi faccio vedere il regalo di Inga che gli ho portato dal Nord Europa. Guardate qua. Senti, l'ho andato a prendere per i campi con la farfalla. Allora, Inga sta rompendo il regalo che gli ho portato dal Nord Europa. Se avete delle domande, altrimenti scelgo io, ok, l'argomento lo posso scegliere io e posso partire magari da uno degli articoli di giornale, che abbiamo per l'ufficio. Vi faccio vedere. Tra poco ci sono, Bruno Filippino sta arrivando. Allora, vediamo qua su, per esempio, abbiamo un articolo di giornale. Quando l'Onsix, quando l'Ofor, tecniche chirurgiche per mettere i denti sono tutte uguali? No, non sono tutte uguali le tecniche, sono diverse, però forse vi ho già annoiato anche con le tecniche chirurgiche. Tutto questo in Moldavia, clinica con più di 80 tra specialisti, dentisti, chirurgi, odontotecnici. Qua sto guardando gli articoli, per esempio, apparsi sul giornale, così prendo spunto per qualche argomento. Se voi non avete delle domande, insomma, tiro fuori io l'argomento. Allora, no, di questo ne abbiamo parlato già abbastanza l'anno scorso, anche di questo. Inga, c'è qualcosa secondo te di cui dovremmo parlare oggi a lezione? Oh, stai facendo tutto a meno che prepararti per la lezione. Io ho lavorato fino adesso, non come te. Cosa hai fatto oggi? Ok, non gli rompo le scatole. Inga sta facendo un grande lavoro, come vi ha fatto vedere. Sta organizzando sia tutte le trascrizioni dei video che ho fatto tutti questi anni, quindi sta lavorando alle trascrizioni, ma in più, tra una pausa e l'altra, sta anche cercando di organizzare l'evento di Roma. Ecco, potremmo parlare di Roma, perché stiamo andando in Italia? Potremmo parlare di questo. Stiamo venendo in Italia perché stiamo per aprire una clinica a Piazza Navona. Non è vero, a Fontana di Trevi apriamo la clinica. Fontana di Trevi, anzi al Pantheon, bello il Pantheon, ci andava a correre di notte al Pantheon. Dovete sapere voi che SOS Turismo Dentale nasce a Roma, dovete sapere. Perché tutti questi anni voi siete andati là e avete buttato le monetine, no? E quindi con quei soldi noi le abbiamo preso e stiamo aprendo questa clinica. E questo è il segreto che non sapevate. E infatti è nata così, SOS, con le monetine di Che devo Fontana di tenere Trevi. questo? No, non credo questo. Allora, Ok. dunque, oggi parliamo del fatto che stiamo facendo tutti questi giri per l'Italia, ok, per un motivo ben specifico. Noi ci abbiamo Che posso fare un'intervista e tu mi risponderai? alla Bar stile Barbara No, d'Urso, Iana. io stile Inga.
Originale, ok. Tutti i pazienti ci chiedono, ok, volete fare legame con i pazienti, ma perché non organizzate qualcosa di più rispetto a un pranzo semplice oppure una cena? Qual è lo scopo allora di questi eventi che state organizzando? Sì, ok, allora rispondo bene. Innanzitutto c'è da dire che stiamo facendo 10 volte di più di quello che ci eravamo prefissati di fare, quindi un applauso veramente a tutta l'organizzazione che, nonostante a risolvere i problemi dei pazienti quando sono qua, siamo riusciti a fare gli aftercare in Italia quando anni fa abbiamo iniziato neanche erano previsti gli aftercare. Ok, molte cose vengono date per scontate, ma in realtà non sono così scontate, perché se noi andiamo a vedere per esempio quante cliniche hanno una struttura di aftercare in Italia, non ce n'è. Ok, forse ce n'è una, due, ne conto, Martinco, Policlinico Kustek, ma sono degli studi, quelli che hanno fatto loro di proprietà, perché hanno fatto degli studi fiscali, eccetera. La verità è che noi abbiamo una struttura di aftercare liquida che non viene gestito lo studio da noi direttamente, ok, ma abbiamo fatto delle partnership con degli studi che già esistono sul territorio che accettano di mettere le mani sui problemi durante le terapie o anche dopo le terapie, lavori di emergenza, ma non siamo noi, ok? Nonostante non siamo noi presenti in Italia, abbiamo dentisti che ci scrivono, Inga può confermare, quando lavorava a back office ci sono dentisti che ci chiedono, e non solo dentisti, anche odontotecnici, chirurghi, che vogliono collaborare con noi. Ok, non ha senso per noi essere in Italia e aprire una clinica in ogni città, non ha senso fare le prime visite in Italia per esempio, perché chi ti cura è la persona che deve essere in maniera responsabile del lato chirurgico, è colei che deve anche pianificare il piano di cura. Questo è l'aspetto clinico, okay, per quanto riguarda la clinica. Per quanto riguarda invece l'aspetto di gruppo, di creazione del gruppo, lo scopo, quindi torno alla domanda di Inga, è fare aggregazione sociale offline. Il gruppo, l'idea di fondo è quella di creare un movimento sul territorio italiano che è unito da una dottrina, che è il libro che ho scritto, che parla di diritto umano alla salute, possa fare delle azioni di informazione e tutela del consumatore, non solo nei confronti di chi per esempio viene qua da noi, ma chiunque vada all'estero a curarsi o chi si cura oltre confine. Un gruppo di pazienti nasce attorno a un interesse comune, che è il problema, esigenza che hanno per esempio avuto i nostri pazienti. Ok, però vedi, mi stai dicendo questa cosa, però nell'evento io ho letto non si parlerà di denti. Vietato parlare di denti, ok? Nel senso, per problemi clinici, se un paziente, che ne so, gli si è aperto il tapino oppure volesse fare un rollo six, non è a pranzo, ok, tra una spaghetto, un bucatino, una matriciana e una scaccia e pepe che se ne parla, ok, bisogna fare le radiografie, siamo insomma gente seria. Quando si è in clinica si fa i clinici, quando si va a Roma da turisti, perché noi andiamo da turisti, si fa i turisti, ok, non si fa i medici a Roma. Così come voi, oltre ad essere pazienti di qua, fate anche i turisti. Esatto, ora stavolta tocca a noi venire a Roma e fare un po' i turisti. L'obiettivo è salutare tante vecchie conoscenze, tante vecchie facce, sì, che non vediamo da tanti mesi. E anche nuovi. E andare, esatto, stiamo andando, ecco una chicca, andremo a dormire in ostello. Okay. E poi adesso vi dico io la questione dell'ostello, come dormiamo noi. Letta a castello. Lui avrà il suo letto. No, io devo dormire con Basile e Eugene, con loro due. Basile è russa, io russo più di Basile e Eugene. Lui avrà il letto da principe, invece noi come al servizio militare, con tutti i letti a castello, stiamo là a dormire, ma chi dormirà? Là, ecco Basile. Basi, dobbiamo dormire insieme a Roma, eh? Noi per la prima volta. Facciamo la sinfonia, facciamo. Per la prima volta. Sì, mi ricordo, dove che eravamo? In Brasso. No, in Brasso. Odessa. Max, che lo stavi schiacciando, sì. Mi ricordo quando c'era Max. Vabbè, noi andiamo a un ostello che è l'ostello più bello di Roma, nonché il più famoso. Non si può dire, vi posso dire solo che è centrale.
Lei ora lo va a cercare su Facebook. Comunque saremo in questo ostello che è bellissimo, dove io ho preso spunto per tante cose che poi ho realizzato in futuro qua in Moldavia. Quando io anni fa vivevo a Roma, ho vissuto un paio d'anni a Roma, quando facevo il giro per tutta l'Europa, che sono stato in 100+ cliniche, quando stavo vedendo come strutturare il policlinico qua in Moldavia, vivevo di fronte al miglior ostello, proprio me l'ero cercato questo miglior ostello, avevo visto le recensioni migliori su Facebook, su TripAdvisor, ero andata a vivere lì di fronte, così ogni 3 giorni potevo scendere giù e parlare con le persone in americano e praticare sempre la lingua, e avevo capito perché quello era il miglior ostello di Roma. L'avevo raccontata questa storia, perché se noi volevamo essere i migliori, come i migliori ristoranti o i migliori hotel, strutture alberghiere che hanno un lavoro simile a quello che facciamo noi, che è lavorare col turismo anche, dovevo capire perché avevano successo. Perché avevano successo? Perché erano al primo posto su TripAdvisor? Perché facevano tante cose diverse? Perché facevano tante recensioni. Ah, anche recensioni. Ma le recensioni non con la pistola, recensioni davvero da persone che erano state entusiaste di essere lì loro ospiti. Invece noi le facciamo con la pistola. Cioè, c'è la Iana, ma non ho detto che sta lì. Sotto la scrivania, c'è. Col cappio. Il segreto di essere i primi, per esempio, su internet, è lavorare bene, è andare oltre l'ordinarietà. Se tu fai qualcosa di straordinario, allora scatta la recensione. Noi dobbiamo essere ogni giorno straordinari, perché l'ordinarietà nessuno ti dà la coppa. Che facciamo bene gli impianti, che usiamo buoni materiali, che sono marchi certificati c'è, che magari, che ne so, chiami e il back office risponde. Quello è normale, è la normalità. Ma noi, se vogliamo essere i top, 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 dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Quindi, se non parlerai di denti, qual è il motivo per cui vieni tu? Potresti anche stare in Moldavia, no? Allora, Roma innanzitutto è una città, ti dicevo, che porto nel cuore. Milano già ci sono stato, l'ultima volta non sono potuto essere a Milano perché stavo da altre parti. Roma comunque ci devo passare da parecchio tempo, l'ho promesso a un sacco di persone che sarei passato e quindi devo cercare comunque di bilanciare un po' tutte le trasferte che ho con l'India, che ho, lei vuole venire in India. Oddio, ma ieri quando ho visto quel live, giuro, mi sono passati tutti i brividi quando ho visto India, no, non puoi andare in India, poi gli chiedo, senti, ci porti con te in India? No, perché non siete vaccinati. È vero, rischiate di morire, ma sai che perdita, oh. Se perde il gruppo Inga o Iana, oh, implode tutto. Vado a New Delhi, poi devo prendere il treno e scendere giù fino a Bombay. Bombay. Devo passare a vedere anche il Taj Mahal. Mi sta mancando. C'è il Tempio dei Topi. C'è il Tempio dei Topi, c'è Jaipur, che è una zona molto interessante. Io ho visto tanti di quei documentari sull'India, penso che tutti i documentari in tutte le lingue su YouTube li ho visti io. È bellissima. No, andiamo anche a incontrare delle persone lì che ci aiutano per il lavoro della telemedicina, insomma tutte cose di cui vi parlo quando sono in India. Quindi Roma, perché Roma? Perché Roma è la capitale del mondo, ok? Roma è una delle città dove mi sto portando dietro anche tutti loro, perché vorrei che prendeste spunto da questo ostello, ok? Voi dovete capire cosa fa di speciale questo ostello per essere il migliore della capitale, della città eterna, ok? Perché pranzo e non c'è da Roma? Perché, cavolo, vai a Roma, di sera ci andiamo a fare l'aperitivo e le passeggiate, non ma a pranzo si sta al sole, ci abbronziamo, ci prendiamo, poi io sto anemico. Sta dicendo bugie, anzi non è informato. Perché arriviamo di sera tardi, arriviamo di sera tardi, saremo stanchi, ci beviamo una cosettina, ce ne stiamo seduti, poi pantofole e a russare tutti quanti. Perché arriviamo, partiamo da Chisinau alle 20:20, quindi arriveremo a Roma che saranno quasi le 10, finché passa il controllo dei passaporti, a lui sicuramente lo fermano con questa faccia da criminale. Da siriano. E arriviamo molto tardi, quindi non ha senso, per questo che abbiamo deciso di fare un pranzo. Bene. Quindi la domenica stiamo cercando ancora il posto, se voi avete un posto che amate a Roma fatecelo sapere ora. Noi stiamo cercando come zona o la zona di Monti, che è la zona dove Dottor Palma si abitava,
spendevo zero lì a Monti, ragazzi. Poi vi spiego come vivere a costo zero in un altro appuntamento. Devi cercare una zona molto costosa e subaffittare fondamentalmente a gente Molto che sta di costosa, eh? è costosa lì. Monti era E come fai subaffitti, ti a... prendi. Io non stavo quasi mai là perché ero sempre in viaggio, quindi ho detto perché devo pagare un appartamento in centro? Lo subaffitto, mi tenevo una stanzetta che era giusto di scalo per andare poi a un'altra città e alla fine tra i subaffitti pagavo, poi non ditelo a nessuno. Poi dovevo risparmiare che stavamo sistemando tutto qua in Moldavia. Questo quindi era una zona, l'altra è quella di Trastevere. Ok, alla parolaccia non ci stiamo. Sarebbe bello portarvi alla parolaccia. Tu sai cos'è la parolaccia? Sarà un ristorante? Beh, è No? il nome proprio da ristorante, la Che parolaccia. c'entra? La parolaccia è un tipico locale di Roma, molto Ah, signorile, è pure. sì, no, con lo smoking proprio, ti fanno poggiare il cappello appena entri. Ma sei serio? Sì, no, è molto bello quello. Ci andiamo una sera, quando magari non ci siamo tutti quanti, vi ci porta. È inutile che cerchi, tanto è una cosa che conoscono in pochi. Altra zona, quindi vi dicevo, è Trastevere, potrebbe essere Trastevere o Campo dei Fiori. Se è un pranzo a Campo dei Fiori, penso che ci sia anche il, come si dice, il. Questo? Sì, questo è bellissimo. Questo? Tipico, tipico romano proprio. La parolaccia. Se avete quindi dei locali, dei ristoranti, ricordate che è domenica e sarà ora di pranzo. 7 aprile penso che già ci sarà caldo, quindi potremo già tirarci i palloncini pieni d'acqua. Se avete delle idee, proponete, noi li stiamo andando a contattare, a organizzare tra 5-6 giorni. Iscrizioni aperte fino a. Fino al 31 di marzo, con questa occasione non farò io un altro video, vi parlo adesso, vi dico adesso, fino al 31, data limite, vi potete iscrivere soltanto fino a quella data, poi scusateci, ma sarà chiuso tutto. Cliccate nel link qua di fianco, ok? A fine di questo video mettiamo il link, cliccate lì, andate sulla pagina dove dovete inserire telefono. Mail, Mail, e quante persone sarete, mi carta pare? di credito. Oh, sì, carta di credito, passaporto. Attenzione, c'è la novità. Inga è arrabbiatissima su questa cosa. Allora, com'è che funziona per annotarsi? Come funziona? Abbiamo una carta vuota? No, c'è un euro e 18, mi È pare, la una sua. cosa del genere. No, non è la mia. È di Iana. È di un nostro paziente. Ok, della sorella di un nostro paziente, tra l'altro. Ok. Voi dovrete fare il bonifico indicando il vostro nome, perché se non indicate il nome non si sa se avete pagato veramente voi, quindi potrei pagarmi io il pranzo con i vostri soldi. No, stiamo PayPal, scherzando. Sì. Sardex, No, Bitcoin, no, carciofi. sì, e comunque farete il bonifico, tanto pagherete il vostro Pranzo, che è la 39 euro. sorpresa? 39 euro. Sì, Se riusciamo anche meno, se riusciamo, però tenete pranzo conto che sociale 25, che sì, vuoi mica li mangiare? portiamo dal Caritas. Ma ci dobbiamo preparare per l'estate, un'insalatina va bene. No, comunque Roma i locali tutti costano un po' tanto. Dai, se No, tu non vuoi è andare a vero. mangiare, poi il locale che mi faceva vedere lui, che è bellissimo, là sicuramente ce lo fa 180 almeno, perché è troppo bello. Sarebbe bello, sai cosa? A me piace quando qua in Moldavia si va al weekend a fare frigarui. Arrosto con la brace in campagna, sarebbe bellissimo proprio metterci, però a Roma non penso che ti fanno fare il fuoco, quindi dovremmo andare in qualche posto, magari con oggiato, un po' di sole, un po' coperto, cioè pronti sì al caldo ma anche al freddo. Va bene, comunque noi Quanti siamo, mo? non lo so, ancora devo. Io Non posso penso contare che saremo più di adesso? 60, saremo tra mogli, Sì. mariti, figli, zii, cugini, gli amici, gente che non vedo da tanto tempo, saremo veramente tante persone a Roma. Perché finisco l'idea di prima, perché vi dico di fare il bonifico? Perché a Milano mi avete disdetto all'ultimo. Quanti hanno disdetto? 13, 13 13? Che persone, e quindi è io mi sono successo? messa quasi a bisticciare con la proprietaria, però dopo abbiamo chiarito e hanno dovuto pagare gli altri invitati, cosa che non mi sembra giusta, no? Hanno dovuto
dalla loro tasca pagare per quelle 13 persone che mi hanno distretto all'ultimo. E quindi per questo voglio evitare questo problemino. Poi, peraltro, io andrei anche sulla fiducia, però ho visto che non sempre si può andare sulla fiducia. No, è una questione di organizzazione, nel senso che è giusto e doveroso che se uno vuole prenotare dia un impegno concreto, un segno di impegno, ecco, che poi non mette in difficoltà gli altri. Ci stiamo muovendo per tempo, cioè che ci vuole a fare questo, a mandare questi soldi? Minuti. Una ricarica postpay praticamente, si fa con due clic una ricarica postpay, di quanto? 39 euro, oppure se riusciamo a fare anche... E se troviamo a 25? Se troviamo a 25 allora saranno 25, non è che li faccio fare con difficoltà. Comunque vi avvisiamo noi, vi avviseremo alle persone che ci hanno detto che vogliono venire dove devono trasferire i soldi. Con quei soldi Inga si fa le vacanze. Sì, esatto, perché tanto oggi noi siamo in Sardegna. Fate due conti. La tappa successiva, ve l'ha anticipata Inga, sarà giugno. Noi stiamo facendo questo tour, andando nelle varie regioni a trovare i nostri pazienti che abbiamo già curato. Lo scopo è individuare tra questi pazienti chi può darci una grande mano a organizzare poi la fase successiva. La fase successiva è... non ve lo diciamo. Ok, perché la fase successiva. Ora stiamo focalizzati su una cosa. L'obiettivo è cercare di capire chi sono i pilastri sui quali possiamo contare nelle città. In genere sono persone che ci hanno seguito tantissimo, che loro potrebbero fare i training addirittura alle nuove persone che lavorano con noi. C'era Paolo Bettini, per esempio, che sa tutto. Paolo Bettini, guarda, se viene qua e vedi sto video, ti metto con me a insegnare qua in university. Lui sa veramente tutto. Sì, e poi c'è anche un altro paziente nuovo, tra l'altro, soltanto un viaggio ho fatto, Roberto Pilia, penso che posso dire il suo anche nome, lui sa perché tutto. Lui è dappertutto nel gruppo, ha già fatto tutto il corso. Grandi, quello che grandi, grandi. Queste sono le persone che ci aiuteranno in futuro, sono le persone che possono guidare i nuovi, che possono guidare l'informazione, perché sono persone che si sono, per problemi dentali, informate tantissimo. Sono persone che non leggono le cose di sfuggita, non sono persone che si formano, che fanno, seguono con noi l'informazione che diamo e in maniera autonoma, un po' con noi, sono cresciuti veramente tanto. Sì, e poi quello che sentite dai vostri, dalle persone che stanno allo stesso livello vostro, è molto più, non è che importante, però lo prendete in un modo diverso che quando lo diciamo noi. Voi siete più sciolti l'uno con l'altro. Io, per esempio, ieri ho visto all'aperitivo che dei pazienti hanno creato un gruppo intitolato Vacanze in Moldavia, ok? Dove ci stavano tutti i pazienti di questa settimana. Io volevo vedere i messaggi, loro non mi hanno fatto vedere i messaggi perché hanno detto: bene, noi parliamo male di voi, parliamo anche male di voi, no? E poi io ho insistito, ho visto che non parlano male di noi, ma loro si sentono più sciolti. Nel senso, tra di voi vi sentite più sciolti, potete chiedere certe cose che a noi magari vi imbarazzate oppure lo date per scontato. Quindi è importante parlare con persone come questo voi. Questo è il potere dell'informazione liquida, ovvero internet, l'informazione non la puoi controllare, è liquida. Cioè tu metti un'informazione e non sai più dove andrà a finire. I gruppi, sì, c'è questo gruppo, ma ci sono altri gruppi che crescono spontaneamente. Quanti magari di voi chattano con Messenger oppure con WhatsApp, con altri che hanno conosciuto qua al Policlinico? Sono dei piccoli gruppi. Lo scopo dell'offline è creare un gruppo più grande in quella zona che sia da supporto anche psicologico alle persone che affrontano queste terapie all'estero. Oltre che nascono grandi amicizie, possono nascere delle cene anche tra di voi, automatiche, in maniera spontanea, anzi l'obiettivo è proprio arrivare a un'automazione di questi incontri. Per esempio, chiaramente l'allo da Inga, sarebbe già bello iniziare a organizzare la seconda rimpatriata di Milano, dove noi non ci siamo, ma voi vi potete riunire tra di voi, per esempio. Si designa il luogo, la zona dove ci si incontra, l'orario, il giorno, e si crea l'evento qua sul gruppo Facebook. In maniera autonoma, se ci sono quelle colonne portanti, quei pilastri, che abbiamo individuato, loro sono le persone che poi in maniera operativa possono organizzare l'evento. Essendo là sul posto è anche più facile, perché chiami, è molto più facile.
Dunque, se avete domande al centro di Roma, no, dice Virgilio Brega. Perché no al centro di Roma? È bellissimo il centro. Io pensavo anche Ostia, ma sarebbe un problema per muoversi. Invece, centro di Roma ci arrivi con i mezzi. Tenete conto che non Chi tutti. ci prende all'aeroporto? Enjoy. Andiamo A con la piedi! 500 in affitto. Andiamo. 9 persone? Con Due la... enjoy, prendiamo due macchine, non Due. c'è problema. No, chi ci viene a prendere Col all'aeroporto? cavallo, No, con sto la parlando biga, con seriamente. la Se lo biga facciamo venire dall'aeroporto. Nardi, che lui fa il tassista, prende due suoi amici e ci vengono a prendere. Qualcuno troviamo, ragazzi, veniteci a prendere all'aeroporto. Arriviamo a Ciampino. Ciampino. A Ciampino, siamo circa almeno un trasportino per il centro. Abbiamo detto Carota. già dove è l'ostello, va, sta in centro, proprio là. Esci da Termini, tac, siamo C'è una arrivati. discoteca sotto, Non dire vero? Ne troppo, ormai. taci. Comunque, io vi faccio un saluto per oggi che ci abbiamo tante. Io almeno ho tante cose arretrate, anche la Inga ha tante cose arretrate. Sparliamo 5 minuti di Iana. Sì, Iana. Cosa diciamo? Iana non ce la portiamo a Roma, No. no, ci sarà Diana, non Iana. Iana la manteniamo qua. Però se ci fa pena. Forse se ci supplica, se ci fa quelle preghiere come sa solo lei, Allora ci portiamo forse. anche Iana, vediamo. Già oggi un po' l'abbiamo. Iana! No, Iana sta a fare un'altra diretta in clinica Ah, adesso, sulla non la vedevo, pagina. ho detto, sei stancata di noi, se n'è andata. No. Quindi ragazzi, mi raccomando, i gruppi offline sono fondamentali per andare allo stadio successivo, ok? Ma noi siamo Dobbiamo bianchi, creare il gruppo. quindi noi siamo bianchi. Sì, ma Io vedrai sono tra un più paio di bianca di mesi in te. Sardegna, dopo l'India. Sai che maggio di là è stato in India. Ma Ci tu ci sarà da vai, tu 50 arriverai gradi. nero, noi invece qua siamo. Ublalala. Comunque, un saluto a tutti. Namaste. Paolo Bettoni, Rita Pizzalis, Aureligino, Tasandrea, Roberto Pellegrini, Roberto Pisu. Saluto veramente a tutti. Luigi Auriemma, No, Luigi non lo saluto. Luigi Silvestrini, Michela Porcedu. Anche Michela vedo che ci segue tanto. Michela Sì, è molto Porcedu, attiva nel gruppo. molto, molto attiva. Giordano Morosini, un saluto. Anarella Stera. Agnella André, Piero Langiu, Susi Pibiri, Cristian Simona Lugari, Anche no? Susi è molto attiva C'è. nel gruppo. Guarda quante persone che sono entrate durante questa Mi diretta. dispiace chiudere la diretta. Ragazzi, se avete una domanda, fatecela ora perché tra 5 minuti chiudiamo la diretta. Allora, Luigi Riema dice: io sono vicino a Ostia. Sì, però vi dicevo, dovremmo andare in una zona irraggiungibile da. Anche per esempio la Lombardia, ci sono pazienti che vogliono venire anche da Milano, ok? Se uno prende il diretto Italo o Trenitalia, arriva a Termini, comunque massimo 10-5 minuti di altro mezzo pubblico, che poi sapete che ogni chilometro a Roma in realtà sono 15 minuti, ogni chilometro che fai con i mezzi pubblici. Quindi o punti raggiungibili dalla metropolitana oppure punti massimo 10-15 minuti dalla stazione Termini. Deve essere facile da raggiungere. Non ci saremo solo noi, a Roma ci saranno tanti giapponesi, indiani, thailandesi, chi più ne ha più ne metta. Ok, stiamo andando in una delle città più crowded, più affollate d'Italia, veramente, Non anche d'Italia, del del mondo mondo e anche. anche disorganizzate dal punto di vista dei pubblici. Di nuovo delle sorpresine per voi, come al solito, anche voi portate Sì, portateci sorprese per noi. regalini, ci avremo dei bagagli in più in aereo solo per i regalini. Se avete delle cose che volete far venire qua in Moldavia, magari al vostro dottore, al vostro chirurgo, vostro protesista, Oleg, non dimentichiamo Oleg, non dimentichiamo Paola, che anche loro, mentre noi chiacchieriamo qua, stanno faticando giù in clinica. Non so se avete delle cose da mandare, basta anche una letterina, un oggettino, una cosa, sono sicuro che a loro farà piacere se la ricevono. Il gesto conta, ok? Ricordatevi che il gesto conta tantissimo. Esatto. Se non Anche se è ci. una farfalla che l'ho rotta. Ma forse devi cambiare la batteria. No, l'ho rotta Allora, perché quando domanda per prendo. Inga, se avete una domanda per Inga, fategliela adesso. Non cose molto complicate. Dai, Ora quanti posso. mesi ti mancano per finire il master? Gennaio. Gennaio è finito il master. Quanti esami? Ma non si contano gli esami, noi studiamo 2 mesi e poi ci sono esami, poi altri 2 mesi ci sono esami, adesso ne mancano due.
Sono molto difficili gli esami qua in Moldavia. Sì, quello che ho avuto lunedì scorso è stato difficile, però ho preso 8, sai. Dimmi niente. Non volevo 9, però vabbè, dai, ma Comunque è una contento. cervellona sta ragazza, è veramente una cervellona, è una grande, grande studentessa che ha dato l'esempio questi anni di grande distinzione all'interno dell'azienda, nonostante lavorasse tanto, parliamo di 7 ore al giorno, 6 giorni su 7, 8. anche la domenica, anche sabato, è riuscita a laurearsi. Nonostante questo, rilancia, fa addirittura il master, ok? È una donna, una grande donna la Inga. Se, mi raccomando, se lei fosse in Italia, guarda, sarebbe già presidente del Consiglio. Guarda, Inga, ti voterei proprio, ti voterei. Ed è addirittura rappresentante Degli di studenti. istituto, degli studenti, cioè nonostante lavorasse tutte queste ore, trovasse il tempo di studiare, tornare a casa, dare da mangiare anche al gatto, perché dovete sapere che c'è anche un gatto Anni enorme al a gatto. casa, Non è di enorme, è 30 kg normale. Sai, e somiglia mezzo. molto. Lui c'ha degli occhi grandi come i miei. Sì, Me lo faccio vedere, aspetta. esatto. Comunque, veramente tanto di capello e nonostante questo trova anche il tempo per Guarda. venirci. Guardate qua che gattone che c'ha. Questo è il gatto di Inga, andatevelo a vedere su Facebook. Cioè, nonostante il lavoro, gli impegni di università, trovano sti ragazzi anche il tempo veramente di venirci a trovare tutti quanti in Italia. Ok, quindi un applauso a tutta l'equipe che dal 6 al 9 sarà in Moldavia. 9 persone in A Italia, a Roma. Che chi ve lo fa fare? cosa? Ci costringe? Non Con la veniamo per nostra pistola. volontà. Adesso lui sorride, però è un tirano. No, Sì, ma poi con la ti dico, frusta. lui oggi è tornato da Amsterdam, no? Amsterdam, Ok, da Germania, Amsterdam. tutto il giro a Nord L'ho Europa. visto Se oggi. avete figli, mandateli a studiare ad Amsterdam, ragazzi. Parlano tutti l'inglese e c'è un sacco di Non mi lavoro. interrompere. Dicevi? Dicevo che ho incontrato dei pazienti giù, no? E mi fanno. Ho visto Palmas oggi, dico sì, e adesso andiamo a lamentarci. Dico, guarda, non fatelo arrabbiare, che era come un agnellino, era tranquillo, non fatelo arrabbiare, per favore, loro. Ma perché può essere anche cattivo? Sì, può essere anche cattiva. No, non, Sì. ormai non ho fatto proprio una sorta di ritiro spirituale. Ok, mai farsi toccare la calma. Io quando mi arrabbio perché sono sovraccarico dalle cose. Tutto là. Infatti Tutto era quello che volevo dire. quello è il discorso. Basta semplicemente prendere una cosa alla volta, sviluppare quella cosa alla volta senza andarmi a sovraccaricare di altre cose. Perché hai tante idee per la testa, le vuoi Sì. fare bene e Questa è tutto. un'idea, ovunque mi giro c'è un'idea di cose che dobbiamo Sabato ci realizzare. sarà la lezione di argilla, ce la Ok, farà. questa è argilla per esempio e vi faremo vedere le forme dei denti direttamente modellando con l'argilla. Quindi potrete vedere esattamente quelle che sono le anatomie dentali spiegate proprio da... Che dicono qua Inga, la collega, è vero, veramente brava. Confermo, vedi, confermano anche i pazienti. Al lago di Castel Gandolfo ci sono dei ristoranti bellissimi e buon cibo, sì, ma è lontano comunque dal centro. Se uno viene da Milano, Firenze, c'è gente che vuole venire dalle Marche, deve essere un posto raggiungibile da tutti. Tutti. Va bene, io vi saluto per ora e cliccate sul link che trovate qua di fianco nei commenti. La diretta di oggi era una diretta per farvi capire cosa stiamo organizzando offline. Saremo anche in Sardegna saranno probabilmente due cene che faremo, una al nord e una al sud, cerchiamo così di non... Qual è il nord della Sardegna? Nord dipende da che punto la guardi, dal punto di vista... Siracusa. Non so qual è il nord della Sardegna. No, no, il nord della Sardegna è Palau, Olbia è già sulla costa, Palau, Santa Teresa e Gallura, la punta, ma sono belle zone Nord e quelle. sud, non si Secondo sa me se. Sardegna dovremmo farne addirittura tre di Tre. cene. Alghero, Olbia, Nuoro, che si mangiano degli ottimi formaggi, si potrebbe fare addirittura un caseificio che conosco, che ci ha fatto conoscere Gian Cicozia, questo paziente nostro, un caseificio lì in zona Nuoro. Cagliari, Quattro, indubbiamente quindi. Cagliari. No, tre, ho No, hai detto. detto Nuoro, Alghero, no, Olbia, dobbiamo scegliere o Alghero. Olbia o Alghero, però E se facciamo... Sassari, a chi la lasci? I Sassari vengono a Alghero, non è un problema. Comunque, un saluto ragazzi, vediamo se hanno scritto qualche domanda. La Gallura, vicino
al raccordo anulare e vediamo. Ora voi mettete qui sotto, comunque faremo un post dove location e mettiamo anche i voti alla location. No. Il posto, decide tutto Inga. Il posto lo sapranno soltanto quelli che si sono registrati. Io farò un gruppo privato WhatsApp, così è più facile da vedere i messaggi quando io vi scriverò tutti i giorni. Mm-hmm. E sapranno soltanto le persone che si sono registrate. Va bene, quindi andate, cliccate sul link qua sotto e registratevi. Poi cosa succede? Dal momento in cui voi lasciate la mail, il cellulare, Inga sa chi deve chiamare o inserire nel gruppo privato per farvi avere le coordinate dello space e dirvi esattamente il posto. Regali, tu che vuoi? Niente, quello che mi porteranno loro. Modesta. Per me va benissimo una cacio e pepe, guardate, io sono l'uomo più felice del mondo solamente quando mangerò una cacio e pepe. La vedi a Roma. Ok, ciao.